Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale culo, ognuno vale culo, ognuno vale culo, vale, vale culo. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale culo, ognuno vale culo, ognuno vale culo, vale, vale culo. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni. Una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam. E ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica, i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo. L'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Destra e sinistra sono i dati del municipio 12esimo, abbiamo fatto questo questionario. Il questionario consiste proprio in riprendere la proposta che ha fatto Grillo sul sito internet di rendersi economisti per un giorno e quindi fare delle controproposte alle finanziarie che propongono il governo e le varie opposizioni con quelle che stiamo proponendo invece noi e aggiungere le proprie se si hanno delle idee. Il merito va chi di città in città supporta il gruppo. È soddisfatta signora dell'operato della maggioranza di governo? Assolutamente no. Si ritiene soddisfatta dell'operato dei partiti all'opposizione? No. Cosa vorrebbe fosse fatto nel suo municipio il 12esimo? La famosa linea metropolitana veloce che non c'è, stata tutto il resto. La ringrazio. Non ce la faccio più, voglio una pista ciclabile, zero emissioni, un'aria respirabile. Dico no, ponte no, TAV, sono sciagure, non si arrenderanno mai. Se va bella, signora, se va bella. Allora che succede? Che noi vorremmo che fosse messa, non noi, la gente ha detto questa è una cosa, che ogni cosa che venga fatta ci sono soldi per farla. Ah sì. Questa vuol dire la copertura, se no. Perché funziona della montagna? Questa è un'altra idea, io pure non l'ho votata quella perché mi sembra tornare al baratto, però ognuno ha le sue idee. Partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale culo, ognuno vale culo, ognuno vale culo, vale, vale culo, siamo un partito. No. Si ritiene soddisfatta dell'operato dei partiti dell'opposizione? Manco. È facilissimo. Ognuno vale culo, vale, vale culo. Si ritiene soddisfatta dell'operato della maggioranza di governo? Assolutamente no. Si ritiene soddisfatto dell'operato dei partiti dell'opposizione? Nemmeno. E cosa vorrebbe fatto nel suo municipio? Un esempio. No, nel mio municipio, quello che poi a livello nazionale, cioè dobbiamo fare gli interessi di tutta della popolazione, non del 10% di chi sta bene e non ha bisogno. Il sociale, la scuola, la sanità, la giustizia, i tribunali senza carta, la scuola senza ausili minimi essenziali, l'edilizia scolastica che non va bene. È tutto legato alla buona volontà degli insegnanti che si inventano dei voli pindarici per aiutare i ragazzi. È il nostro futuro, i ragazzi sono il nostro futuro, dobbiamo investire piuttosto che disinvestire. Gli ospedali, gli anziani, servizi sociali inesistenti, si aumentano i ticket, si diminuiscono le pensioni, si bloccano gli scatti stipendiali. Cioè è una politica assolutamente che ci preclude qualsiasi futuro individuale nostro e a livello anche... Eccoci qua, allora tu esprimiti. Bravo Gian Bobby. Ma questo non si può fare! Ma sì che si può! Nella Casa delle Libertà! Ah, quella intervista strepitosa, no? Della signorina Terry, ma non ricordo neanche il cognome, mi perdonerà. Esatto, ha detto che qualsiasi donna italiana fermata per strada si precipiterebbe a Villa Certosa a casa del Premier. La prima sarei io sicuramente, su questo concordo, però per Cantaviene 4, non certo per partecipare alla loro. Sono d'accordo, sono d'accordo. Anche se in privato.
facciamo un po' come cazzo ci pare. Sono brava, sono le cose fondamentali della nazione. La fascia sociale, nelle altre nazioni dove c'è la crisi come da noi, investono in questi e invece noi disinvestiamo per garantire invece i privilegi. È pure un po' manovrata. Siamo perfettamente al mito. Cioè, loro pensano come passare le 24 ore al trastullo di qualsiasi genere, poi è un fatto loro privato, peccato che quando uno ricopre una funzione pubblica... Forse sarebbe il caso che io facesse un po' esatto. E invece c'è la gente che invece la mattina si alza sbarrando gli occhi e dicendo come farò a sopravvivere. Insomma, praticamente io ho incominciato a fermare le persone ha iniziato a parlare di che cosa vorrebbero fosse fatto nel loro municipio. E la prima persona che ho fermato ha detto che non si capisce perché l'autobus, il 705, che passa qui davanti, proprio i giorni di mercato hanno levato la fermata. E lei, con questo carrello della spesa che viene qui per fare la spesa, deve farsi 1,5 chilometri in discesa ancora, in salita, tornando su con la fatica. E non è stata la sola, già due persone mi hanno risposto così, mi hanno detto che il problema è perché hanno levato la fermata dell'autobus. E poi intervistandone altri, il traffico, hanno un problema di traffico, la viabilità secondo loro è mal organizzata e non ci sono sufficienti mezzi pubblici. E basta, poi per quanto riguarda i giudizi, li ho presentato al Movimento 5 Stelle, alcuni lo conoscono, e poi gli ho chiesto i giudizi sulla maggioranza di governo e sinceramente i giudizi della maggioranza di governo sono tutti negativi. Come, assolutamente. Come hanno risposto rispetto all'operato dei partiti? I partiti dell'opposizione molto ni. Non sono soddisfatti dell'opposizione, sono lì indecisi, c'è un'indecisione veramente forte. Il problema è che non hanno l'alternativa e non sanno quale alternativa c'è. E allora la presentazione del Movimento 5 Stelle a fare è vero, il Movimento 5 Stelle, la parola ai cittadini, la democrazia diretta, loro sono i nostri dipendenti. Quando gli dici tutte queste cose è possibile mettere in pratica, perché gente poi si accorge che gli altri sono dell'interesse dei cittadini veramente.